Il fatto che sia il sesto anno che partecipiamo a questo evento, quindi praticamente dall'inizio, è sintomatico del fatto che riteniamo l'appuntamento molto importante nella presentazione al sistema finanziario, non solo svizzero ma anche più ampio, delle aziende, delle piccole e medie aziende italiane, e quindi diciamo, ci permette di incontrare una serie di operatori che durante l'anno non avremo la possibilità di incontrare. Ma l'azienda sta consolidando quelli che sono i risultati raggiunti negli anni precedenti, stiamo sviluppando fortissime strategie di internazionalizzazione, stiamo aumentando quella che è la nostra penetrazione commerciale nei paesi all'estero dove siamo già ora presenti dal 2012, cioè il Brasile. La prossima settimana chiuderemo l'accordo per l'acquisizione di un'azienda turca che ha due stabilimenti operativi in Ankara e a Smirne. Dal 1° luglio siamo operativi con uno stabilimento industriale in India e saremo a breve presenti anche in Albania con la vittoria di un grande tender per la sterilizzazione, per la fornitura, il noleggio e la sterilizzazione dei ferri chirurgici di tutti gli ospedali dell'Albania. Quindi stiamo spingendo molto sulla internazionalizzazione, stiamo spingendo molto sul recupero di efficienza in Italia e l'ottimizzazione dei costi in Italia per affrontare serenamente la spending review che c'è richiesta dallo Stato italiano. Ma io credo che sia un'azienda che ha negli anni mantenuto quelle che sono state le promesse che ha fatto. È un business sostanzialmente stabile, è un'azienda in crescita, con contratti mediamente lunghi, 4 anni il lavanolo, 6 anni la sterilizzazione dei ferri, ha una buona redditività, ha una ottima possibilità di spingere su quelle che sono le strutture all'estero. Credo che sia la classica azienda italiana che possa essere oggetto di buone valutazioni da parte del mercato finanziario.